se ci dovesse essere una morale, un obiettivo dei film, oltre che presentarli al pubblico in televisione, beh, la morale doveva essere quella di vedere o credere che c'è una sorta di saggezza tribale innata che queste persone avevano, che doveva essere tutelata, che doveva essere filmata. Alcune di queste comunità, beh no, forse non sono scomparse, scomparse non è la parola giusta. Dovremmo parlare forse di etnocidio. Le società non scompaiono, le società cambiano, le società si adattano. Devono trovare nuovi modi per sopravvivere, perché a volte passano delle strade lì in quelle zone, a volte arriva la cultura della Coca-Cola a conquistarli, l'atto di uccidere. Si parlava del genocidio in Indonesia nel 1965 nel film. Le persone responsabili del genocidio in Indonesia all'epoca, le persone non soltanto non provano rimorso, ma addirittura si sono convinte e hanno convinto la società che li circonda che quello che hanno fatto era plausibile, accettabile, e hanno fatto il bene della società. E le sue parole alla fine: ma ho commesso peccato? Ho fatto un peccato? Queste sue parole, un po' come se cominciasse a prendere atto, come se cominciasse a dire: ma forse ho sbagliato a uccidere un milione di persone. Ecco, alla fine, dicevo, il governo un po' ha alzato le mani e ha detto: ecco, ovviamente non ha riconosciuto i misfatti del 65, non li ha mai ammessi, non li ha mai accettati, perché c'è sempre stata questa politica del diniego, non hanno mai riconosciuto le proprie colpe. Però si sono resi conto che la gente voleva vedere il film, si sono resi conto che il film era importante per le persone, e quindi non hanno negato apertamente che i fatti fossero finti, quelli rappresentati nel film. E questo ha cambiato la situazione in Indonesia. Nel 1945 girarono un film che doveva essere utilizzato durante il processo di Norimberga e che doveva essere utilizzato come prova di quello che era successo durante il regime dal 1943 al 1945. Il film doveva essere mostrato ai tedeschi per dire: guardate, questo è quello che è stato fatto nel vostro nome e nel nome di un governo che voi avete eletto durante questo arco di tempo. Quindi doveva ovviamente instillare un senso di colpa o comunque una presa di coscienza che qualcosa non era andato bene. Il governo britannico nel mese di luglio del 1945 decise che c'era da tener conto della politica. Abbiamo battuto i tedeschi, abbiamo vinto la guerra. Hey guys, look over there, we've got a new enemy. Abbiamo un nuovo nemico. The Cold War is coming. Arriva la guerra fredda, il nostro nuovo nemico è l'Unione Sovietica. Adesso vogliamo che i tedeschi si schierino con noi, che siano i nostri alleati. Allora vogliamo veramente farli sentire in colpa per il passato? Ma no. Quindi la prerogativa di queste immagini, quello che le immagini avrebbero potuto instillare nei tedeschi, bene, tutto viene ingoiato, mandato giù. Allora noi abbiamo fatto un film per raccontare questa storia, e lo scopo del film non era quello di rivisitare l'Olocausto, perché sono stati fatti film eccezionali sull'Olocausto. Il nostro obiettivo era quello di mostrare come, ecco, in che modo le circostanze politiche in cui viviamo, in qualunque epoca, anche oggi, spesso riescono a scavalcare i nostri sentimenti e quello che è moralmente accettabile. Spero, e questa è la mia speranza più profonda, che film come questi, immagini come questa, abbiano uno scopo per il nostro futuro.